Benvenuti ancora carissimi fratelli e sorelle per delle nuove briciole di Vangelo. Oggi il tema è scottante, il giudizio, anzi il giudizio altrui, dopo l'introduzione iniziale. Facciamoci alcune domande. Il giudizio altrui, quanto dipendi dal giudizio altrui? Quante cose hai deciso in base a una pressione esterna, che se poi si fa interna? Quanto vorresti essere libero da questo giudizio altrui? Sì, cari fratelli e sorelle, molte cose che decidiamo lo facciamo perché dentro di noi qualcosa ci dice di scegliere quella cosa, ma quel qualcosa dentro di noi è stato stimolato, è stato toccato, plasmato anche, è stato guidato da una pressione esterna chiamata giudizio, che magari poi non sempre è così, ma magari noi vediamo lo sguardo dell'altro e pensiamo che lui pensi, e questo diventa per noi un giudizio, giudizio che pesa dentro di noi e che ci fa elaborare certe cose, e poi prendiamo delle decisioni. Nonostante che preghiamo, a volte prendiamo delle decisioni ancora sbagliate e non viviamo mai bene il presente e il futuro. Vorresti essere libero da questo giudizio? Se è così, allora ascolta bene, oggi saremo un po' più lunghi del solito, ma penso che valga la pena liberarci da questo giudizio altrui per stare solo sotto il giudizio di Dio, sotto solo la grazia di Dio, grazia che porta libertà nella nostra vita. Vedremo quindi tre passi biblici che sono contenuti nei Vangeli, esattamente tutti e tre nel Vangelo di Luca, ma sono tre scene diverse che ci insegnano a liberarci dal giudizio altrui. Leggiamo anzitutto, se è il Vangelo di Luca, vado a prendere Luca capitolo 10, versetti dal 38 al 42. Luca 10, versetti dal 38 al 42, che dice: mentre erano in cammino, entrò in un villaggio una donna di nome Marta, l'ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Leggiamo ora Luca capitolo 19, versetti dal 5 al 10. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri. Se ho rubato qualcosa, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose: oggi, per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Leggiamo ora Luca capitolo 7, versetti dal 40 al 50, è un po' più lunga ma è molto bella. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco ama poco. Poi disse lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciano a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. In tutti e tre questi racconti biblici ci sono delle persone, Maria, Zaccheo e questa donna,
che sono giudicati, condannati, in qualche modo poi anche accusati, quindi, da altre persone. Ebbene, in tutti questi tre racconti biblici, nessuno dei tre si difende da solo riguardo alle accuse. Li rivedremo fra un attimo tutte e tre queste cose. Nessuno dei tre permette alla pressione esterna che vinca la presenza di Gesù, di Dio, che è lì con loro. E la cosa bella è che sarà addirittura Gesù stesso a difenderli, a difendere tutte queste tre persone. E non solo, Gesù eleverà ognuna di queste persone facendo addirittura loro dei complimenti o facendo vedere il lato positivo. Li rileggiamo quindi con queste chiavi? Allora, Marta accoglie sì Gesù, però poi sta facendo tante cose e vede Maria, che tra l'altro era più giovane, avrebbe dovuto servirla, e si mette lì ad ascoltare Gesù. E che cosa succede? Conoscete tutti questa scena. Quindi davanti a tutti, quindi c'era Gesù, c'era Maria davanti e sicuramente c'erano altri, e Marta accusa anche Gesù dicendogli: guarda mia sorella, mi ha lasciata servire da sola, io solo ti sto servendo come si deve, di dunque a lei, dille dunque che mi aiuti. Quindi c'è un'accusa, quindi Maria ha sentito questa cosa. E che cosa fa Maria? Niente. Maria continua a guardare e ascoltare Gesù. Maria non si difende, Maria preferisce guardare Gesù che non guardare e ascoltare Marta, ecco il non farsi toccare dal giudizio. E a questo punto interviene Gesù, il Signore, e dice: Marta, Marta, quindi va a toccare l'accusatrice. Tu ti affanni e ti agiti per troppe cose, ma di una cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, quindi vedete, blocca l'accusatrice. Ed esalta addirittura l'accusata che era Maria. Fantastico, no? Maria da accusata passa a innalzata. Però non, Maria non ha permesso, avrebbe potuto alzarsi subito e sentirsi in colpa. E invece no, non ascolta il giudizio della sorella e sta con lo sguardo di Gesù. Seconda scena, abbiamo visto Gesù, Zaccheo, scendi Zaccheo, devo andare a casa tua. Zaccheo ospita quindi, ospita Gesù, ospita il Signore, e mentre lì noi sappiamo che in Medio Oriente le case venivano lasciate aperte quando c'era un invitato, quindi c'erano molte persone lì attorno. Se avete visto anche il film di Zeffirelli, si vede molto bene questo. E dice: vedendo ciò, tutti mormoravano, quindi hanno iniziato a parlare male di Gesù. È entrato nella casa di un peccatore, più o meno la dinamica di prima. Signore, non ti importa che lei non faccia niente. Lo accusano quindi di essere entrato in casa di un peccatore, cioè, e lì c'è Zaccheo anche che sta ascoltando. Zaccheo sta ascoltando questa cosa. E quindi Zaccheo avrebbe potuto sentire questa pressione. E invece non ascolta, ma è diretto, continua Zaccheo ad ascoltare Gesù. Infatti dice: Zaccheo alzatosi, disse al Signore, non rispose agli altri. Ecco, Signore, voi la conoscete questa cosa, do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcosa restituisco quattro volte tanto. Gesù risponde a lui: oggi, ma l'ha detto forte, quindi l'hanno sentito tutti, oggi per questa casa è venuta la salvezza, quindi innalza, perché anche egli è figlio di Abramo. Gli altri si definivano scribi e farisei, figli di Abramo, e lui, Gesù, conoscendo gli altri, parla il linguaggio degli accusatori per farli stare zitti. Perché anche egli è figlio di Abramo. Quindi vedete anche in questa scena, Zaccheo non deve andare a difendersi dalle persone, non li guarderà sicuramente neanche, altrimenti se ti metti a guardare gli accusatori, sicuramente ti fai distogliere da questa cosa. E invece rimane fisso con Gesù, Gesù poi lo esalterà. Terza scena. Lo ricordate, Gesù era da Simone il lebbroso, era stato ospitato a casa sua, a un certo punto arriva quella donna. Che si mette ai suoi piedi, che piange, che gli asciuga i piedi con i capelli e poi lo unge con quell'olio. Ebbene, c'era scritto qualche versetto prima che Simone inizia a dire: questo qua, guarda, se, no, sarebbe forse nell'altro dice, se questo fosse un vero profeta, capirebbe che tipo di donna è questa. Quindi un forte giudizio sia nei confronti di Gesù sia nei confronti della donna.
Ed ecco che Gesù qui interviene con una parabola. Lo ricordate? I due debitori, uno ha un debito di 50 denari, l'altro di 500. Quindi dice: chi dei due sarà più contento se il creditore condona tutti e due? E beh, Simone dice appunto: suppongo quello a cui è stato condonato di più. Disse quindi Gesù a Simone: hai giudicato bene, bravo, piantala con l'altro giudizio. Non giudicare questa donna, hai giudicato bene dalla mia parabola. E poi addirittura, guardate, e volgendosi verso la donna, disse a Simone: bellissima questa scena. Gesù prima gli dice: hai giudicato bene, adesso te lo faccio capire. Guarda verso la donna, però parlando a lui, cioè gli fa vedere chi è la persona più sana lì, chi è la persona più sana che è questa donna, e inizia a dirgli: tu non hai fatto quello che lei ha fatto, tu non mi hai lavato i piedi, tu non mi hai dato un bacio, tu non mi hai unto con olio, lei ha fatto tutto questo. Perciò dico, a lei saranno perdonati tutti i suoi peccati. E accuseranno ancora Gesù, ma egli, Gesù, disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai pure in pace. Anche qui Gesù, bellissima questa dinamica, guarda un attimo l'accusatore, e poi lo fa giudicare lui e poi gli sposta l'attenzione sul giudizio, che lei è stata migliore di lui, che lei è stata migliore di lui. Questa donna non si è difesa da sola, come non si erano difese da sole le altre due persone che abbiamo visto prima, ma aspetta che Gesù intervenga. E Gesù interviene bloccando gli accusatori e innalzando lei. Bene, allora, caro fratello, cara sorella, ora a me te spetta la stessa cosa. Quando iniziamo a sentire una pressione dall'esterno, non ascoltiamola. È dall'esterno, è esterna. Il problema è che ci sentiamo dentro una pressione. Perché? Perché il problema è che noi facciamo entrare quello fa leva sulle nostre ferite, sulla mancanza di stima, e quindi noi iniziamo a prendere delle decisioni in base allo sguardo, giudizio, parola degli altri. Basta. Non avverrà più se noi sperimentiamo la grazia di Dio, se sappiamo di essere amati da Dio, se riusciamo a usare il dono della fortezza, quindi una protezione su di noi, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. A me te deve importare quello che Gesù pensa di noi, di me e di te. E se tu veramente lo farai, le cose che arriveranno dall'esterno non condizioneranno più il tuo cuore e tu sceglierai liberamente. Lascia che sia Dio a intervenire, a difenderti eventualmente nelle varie situazioni. L'importante, se vuoi stare bene, è che il tuo sguardo sia su Gesù, sapendo che Lui ti ama. Non staccare lo sguardo da Lui, non lasciar penetrare lo sguardo le parole degli altri. Lascia che Gesù intervenga e vedrai che bloccherà l'accusatore e che ti innalzerà, ti difenderà. Bene, attenzione però al più grande accusatore di te, che sei te stesso. Quindi metti fuori anche quello. Guarda Gesù che ti ama infinitamente, permettigli di entrare nella tua vita, chiedigli ancora di farti fare un'esperienza di salvezza personale, perché se non l'hai fatta, anche questa è tutta bella teoria. Ma se tu hai fatto un'esperienza di Dio, allora puoi, continuando a guardare Gesù, fare l'esperienza di non più farti toccare da nessun giudizio degli altri, ma stando solo sotto il giudizio misericordioso e amoroso di Gesù, Signore e Salvatore. Dio ti benedica grandemente facendoti sperimentare tutto questo, facendoti sperimentare queste briciole di Vangelo. A proposito, iscriviti cliccando qui sotto sulla campanella, iscriviti, e se ti è piaciuto questo video, condividilo con gli altri. Così più conosceremo Gesù, più saremo salvi e più il mondo sarà salvato e sarà anche più bello. Aiuta Gesù a farlo conoscere condividendo questi video. Dio ti benedica grandemente.